Daniela Bucalone a facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato la questione pregiudiziale per chiedere il non passaggio all'esame degli articoli del decreto-legge numero 5, che reca misure urgenti in materia di certificazione verde Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Nello specifico, il testo confluito con un emendamento del Governo nel decreto-legge numero 1 del 7 gennaio 2022 dispone, tra le altre misure, misure di accesso nelle zone rosse a vari ambiti e attività, interventi riguardanti il trasporto scolastico e infine la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Di fatto, si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza varato dal Governo che ha un solo scopo: quello di normalizzare l'emergenza, un'emergenza con misure estremamente gravi che comprimono i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, tra cui la libertà di movimento, di impresa e il diritto allo studio. Purtroppo, in questi mesi, il Governo ha dimostrato la sua incapacità di fronteggiare la pandemia, abusando la decretazione d'urgenza, compromettendo le prerogative parlamentari nell'esercizio delle funzioni legislative, costringendo il Parlamento a ratificare norme contenute in atti che erano già precedentemente emanati. Tutto ciò ha creato uno scenario organizzativo inadeguato e inefficiente. È stata messa in ginocchio la nostra economia, con risultati drammatici del nostro prodotto interno lordo. Il governo ha creato solo caos, lesione della libertà dei cittadini, discriminazione, differenziazione tra chi è vaccinato e chi no, e tra i possessori, tra il Green Pass base e quello rafforzato. Avete puntato tutti e soltanto sul vaccino, ritenendola la panacea di tutto quello che stava accadendo, mentre avete dimenticato quelle che sono le misure di prevenzione necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid. Misure che noi di Fratelli d'Italia abbiamo chiesto continuamente e siamo purtroppo rimasti inascoltati. Ed entro nel merito del più grande fallimento di questa gestione pandemica: le misure previste e purtroppo attuate nel mondo della scuola. È incredibile come in piena pandemia avete sottovalutato interventi necessari, come diminuire il numero degli alunni per classe. Incredibile pensare che sia ininfluente tenere e contenere in una classe, soprattutto le nostre classi, che sono così piccole, persone, alunni almeno di 20-25 di numero. La mancanza di personale, i controlli sulla popolazione scolastica, con l'introduzione di uno screening continuo di massa con i tamponi, con team di operatori sanitari scolastici dei quali non c'è neanche l'ombra. Dei tamponi non possono occuparsi le famiglie, ma lo sapete, le file che ci sono, e quindi queste erano le necessarie e importanti interventi che noi avevamo chiesto e che voi non avete mai attuato. Avete lasciato solo i presidi, avete lasciato le scuole sono di frontiera, avete lasciato soprattutto le famiglie che si sentono abbandonate. E quindi queste sono parole di un componente del CTS che dice: beh, adesso arriva la DAD,
per i ragazzi non vaccinati ed è in effetti un premio alle famiglie e ai ragazzi vaccinati, perché potranno andare a fare il proprio diritto e quindi usufruire il proprio diritto, che è quello dello studio. Quindi un premio, il vaccino diventa un premio. Queste sono parole inaccettabili, parole che violano il diritto allo studio e il principio dell'inclusione di tutti, parole che minano quello che è la base della scuola, il luogo per eccellenza dell'inclusione per tutti. Inoltre, cosa si può fare oltre? Che cosa non avete pensato oltre per distruggere? Scusi. Come potete attuare questa discriminazione? Come lo potete fare all'interno della scuola, visto che gli studenti sia del primo e del secondo ciclo non hanno l'obbligo del Green Pass? E allora, se chiedere allo studente se è vaccinato o non vaccinato, vi siete chiesti se è legale? Vi siete chiesti se questa invece è una violazione della privacy e che prevede per i trasgressori pene severe come la reclusione? E l'utilizzo di un'app che avete previsto non ha assolutamente sminuito quello che è invece la violazione di questo diritto. Vi siete chiesti se l'applicazione di un regime didattico differenziato risponde ai criteri che sono di ragionevolezza e proporzionalità richiesti dalla legge? No, questo per voi sono semplicemente delle parole. A voi interessa semplicemente andare a far vaccinare. Poi, se queste norme violano diritti costituzionali di libertà, a voi non interessa assolutamente. È evidente che le diverse misure disposte sono discriminanti, peraltro nei confronti di minori, dove l'ordinamento chiede una maggiore tutela, una tutela rafforzata, e quindi è illegittimo quello che voi state introducendo. Sono delle misure illegittime e sottolineo che questa situazione aumenterà il livello di malessere crescente in molti bambini e adolescenti. Un malessere che è stato denunciato più volte da psicologi, da neuropsichiatri infantili, che in questi mesi hanno portato ad aumentare i casi di depressione, disturbi dell'alimentazione, comportamenti di tipo autolesivo, ansia, panico. Un vero grido d'allarme che voi continuate a ignorare, che continuate a non sentire, sempre perché? Perché siete concentrati con toni catastrofici solo su contagi e vaccinazioni, sanzioni e restrizioni, perché siete totalmente assorbiti nel perseverare con un atteggiamento quasi di negligenza verso quella che è l'erosione di alcuni fondamentali diritti, non curanti del fatto che state deliberatamente compromettendo alcuni aspetti fondamentali della salute fisica e psicologica dei nostri figli. Concludo dicendo che sulla base delle considerazioni esposte appare evidente come le diverse misure disposte dal provvedimento in esame si pongono in contrasto sia con la tutela della libertà personale e sia con l'attribuzione del potere legislativo sancito e garantito dalla Costituzione. Pertanto, per questi motivi, Fratelli d'Italia chiede di non procedere all'esame del disegno di legge in oggetto. Grazie.